Buongiorno e buon caffè. Neanche 24 ore dopo è già tutto smontato qui praticamente, che è un po' la metafora di quello che succede. Fai un grande impegno, ci vuole disciplina e metodo, grande impegno, e poi tutto improvvisamente sembra finire, sembra in qualche modo svanire. E ti resta un po' questa sindrome dell'eroe. Oggi si gira con la medaglia, tutte le persone qui intorno a me lo fanno. Qui c'è un pellegrinaggio di persone che arrivano sull'arrivo, dove appunto ieri sono arrivate, tre volte arrivo in poche parole, ma ci siamo capiti, e ricordano probabilmente quello che hanno fatto ieri, un'esperienza che comunque rimane indimenticabile. Però anche in questo c'è una grande lezione, che alla fine quello che fai serve per te, resta a te. La grande fatica di aver preparato in 3-4 mesi, aver curato l'alimentazione, aver seguito con rigore una tabella, cercando di sforzarsi di fare quello che qualcuno ti diceva di fare, mollando il controllo. E poi arrivare in fondo alla gara, essere felice per questo grande risultato, che per me è un grande risultato, migliorabile. Ti resta questo, la voglia di rifare migliorando, che vuol dire che ti puoi impegnare per fare le cose meglio, puoi sempre impegnarti per fare le cose meglio. E ti resta dentro questo, perché adesso cosa fai? Vai in giro a raccontarlo per giorni? Al massimo le cicatrici le puoi far vedere nel giorno di San Crespino, come spiega Shakespeare, ma non è che adesso ammorbi parenti, amici e ascoltatori del caffè per N anni dicendo «Ah, quella volta che ho fatto la maratona di New York». No. È un modo per interiorizzare e per ritornare nel proprio ruolo, semplicemente questo. Però è qualcosa che ti rimane veramente dentro e che ti dà una grande sensazione. Buongiorno a tutti e buon caffè.